non sarà semplice stare dietro a tutte le operazioni che l'Inter ha in mente di portare a termine sia in entrata che in uscita, la prossima estate. Il calciomercato targato Beppe Marotta rischia di prendere una piega molto più complessa di quanto si possa pensare. Le conferme arrivano anche rispetto alle decine di indiscrezioni che stanno arrivando in queste ore che parlano proprio di tutti quelli che potrebbero essere i movimenti dei nerazzurri in chiave mercato. Per fare il punto della situazione, abbiamo realizzato una nuova raffica con tutte le novità di cui bisogna necessariamente parlare. Senza perdere tempo, iniziamo con la prima news, per poi scorrerle tutte. 1. Dybala ha scelto. La prima novità di casa Inter è senza dubbio legata a Paulo Dybala, su cui arrivano notizie pesantissime. Lui, la sua scelta, l'ha già fatta. Rispetto a tutte le voci che parlano di un possibile accordo con altri club, noi vi diciamo che si tratta di chiacchiere. Intendiamoci, le offerte che gli sono arrivate, in primis quella della Roma, sono probabilmente anche vere. Ma la realtà ci dice che lui ha scelto l'Inter. E che nelle prossime settimane, l'affare potrebbe e dovrebbe andare in porto senza troppi problemi. 2. Contatto ufficiale. Se Dybala sarà il primo rinforzo a disposizione di Simone Inzaghi, allo stesso tempo possiamo dire che più rispetto alle cessioni qualcosa di molto grosso sembra muoversi prepotentemente. Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, infatti, il Tottenham avrebbe contattato l'Inter per chiedere di bastoni. Ve lo abbiamo raccontato, i nerazzurri intendono privarsi di almeno uno tra lui e Skriniar e per questo motivo gli Spurs avrebbero deciso di fiondarsi in maniera molto netta sul difensore interista. Ma qual è stata la risposta del club? Almeno 60 milioni di euro. Eccola, la richiesta dell'Inter. Con quella cifra messa sul tavolo, se ne potrà parlare. 3. Risposta a breve. Novità molto importanti anche rispetto a quello che dovrebbe accadere rispetto a Perisic. A quanto pare infatti, l'Inter avrebbe deciso di alzare l'offerta per il croato a 5 milioni di euro più bonus. Lo ha fatto per due motivi. Perché merita rispetto e perché Allegri sembra essersi fiondato su di lui per portarlo a Torino. Quale sarà la risposta di Ivan? Lo scopriremo a breve. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, entro i prossimi 3 a 4 giorni, diciamo più il fine settimana, la risposta ufficiale da parte sua e del suo entourage dovrebbe arrivare. 4. Chiudiamo con la notizia riportata da Alfredo Pedulla proprio in queste ore. Dalle parole, l'Inter potrebbe passare infatti ai fatti per un altro calciatore di cui si è parlato in queste settimane. L'Inter è forte su Henrikh Mkhitaryan, è un obiettivo concreto della squadra nerazzurra. Avete capito bene. Il giocatore della Roma, uscito per infortunio durante la finale di Tirana, piace moltissimo a Inzaghi e per questo Marotta vuole provare a portarlo in nerazzurro. Pedulla conferma che ora si tratta di un obiettivo concreto e dunque, non più solo di indiscrezioni riportate da questo o quel sito.